gennaio 2022 come marzo 2015, come già 7 anni fa il miliardario Bill Gates ha messo in guardia il mondo dalle probabili, possibili, prossime pandemie. Anzi, non possibili, prossime, perché lui l'ha dato praticamente per certo che in futuro arriverà una pandemia, un'epidemia, un contagio molto diffuso che potrebbe essere anche peggiore di quello scatenato dal coronavirus. Lo ha fatto in un'occasione di una donazione da 300 milioni di dollari, cui ha contribuito anche la sua fondazione, al CEPI, una società che si occupa di sviluppare vaccini appunto in vista di probabili possibili futuri contagi. E lui ha ricordato ai governi del mondo quanto è importante investire soldi in questa cosa, nella sanità, nella prevenzione, nello sviluppo di vaccini, nella logistica, nella possibilità di vaccinare più persone possibili in tutte le zone del mondo, nella possibilità di fare test rapidi per arginare i contagi. Insomma, ha detto più o meno quello che aveva detto nel marzo del 2015, quando aveva detto un virus potrebbe uccidere più di una guerra e noi non siamo pronti. Lo dico soprattutto per te, che sino all'altro giorno nemmeno sapevi cosa fossero le conferenze TED, e poi hai scoperto che è una conferenza TED. Bill Gates aveva detto questa cosa nel 2015 e invece di capire che forse dovevamo prepararci, hai gridato al complotto. Ecco, lo ha rifatto, siamo nel 2022, se risuccede fra 3 o 4 anni, poi non venire a dire Bill Gates l'aveva detto, lo sapeva, ma dovresti dire Bill Gates ce l'aveva detto, siamo degli sciocchi che non ci siamo preparati.